Buonasera a tutti, do la parola al segretario comunale per l'appello, un po' di silenzio per cortesia. Sindaco Castiglione Leo, Ceri Tommaso, assente, Boccio Daiario, Oletti Tommaso, Santini Tommaso, Ricci Carlo Emanuele Maria, assente, Martino Remo, Pratino Nicola, presente. Marino Patrizio, Menducci Luigi, presente. Musa Franco, assente, Napoleone Giulio, assente, Scarlatto Alessandro, assente, Piazza Simonetta, assente, Cimò Francesco, presente. Uccelli Marco Luigi, assente. Il numero dei presenti rende la seduta valida. Grazie segretario, due comunicazioni. La prima che la consigliera comunale Simonetta Schiazza ha comunicato di essere al funerale dell'ex sindaco di Pietraferrazzana, Pierino Liberatore, quindi ha giustificato così la sua assenza. Mentre la volta precedente, nella prima seduta, dell'ora e mezza iniziale di discussione ce ne sono rimasti circa 30 minuti, quindi proseguiamo sui 30 minuti. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno presentato dal consigliere Leo Castiglione, dove chiedeva l'urgenza della discussione, non era stato raggiunto il numero di sottoscrizione di tutti i consiglieri comunali, quindi non è stata posta a votazione, si è fatta la discussione anche perché era un punto non all'ordine del giorno, quindi la discussione su quel punto è esaurita. Nel caso in cui dovesse essere però raccolta l'ultima, le ultime firme, cioè i presenti dovessero sottoscrivere quell'ordine del giorno, metterò a votazione quell'ordine del giorno. Il senatore Coletti. Presidente, io penso che un argomento di questa portata, al di là delle forme regolamentari, così come abbiamo detto nella seduta scorsa, io penso che si debba completare in qualche maniera. E siccome l'ordine del giorno presentato da Leo Castiglione non aveva la completezza per poter essere discusso, io penso che anche il mio ordine del giorno che presenterò si troverà nelle stesse condizioni. Dopo averlo letto, se vogliamo fare 5 minuti, 10 minuti di sospensione per vedere se si può raggiungere lo stesso obiettivo, potremmo farlo. Io anticipo subito che la richiesta è identica, la conclusione è identica. Alcuni passaggi sono diversi per correttezza di informazione e per correttezza istituzionale nei confronti delle altre istituzioni a cui andiamo a fare le richieste. C'è un passaggio molto significativo che i consiglieri regionali dovrebbero raccogliere, adesso io ve lo leggo e quindi poi dopo di che ci possiamo fermare per correttezza. Io volevo presentare, siamo nella fase ancora mezz'ora, quindi possiamo presentare ogni giorno. Io non ho più chiaro, ma questo è scritto piccolo. Va bene. Considerato che il riordino dei flussi nascita in Abruzzo è stato avviato a seguito dell'accordo Stato-Regione del 16-12-2010, preso atto che la Regione Abruzzo, con delibera 897 del 23-12-2011, ha recepito l'accordo di cui sopra, nominando con lo stesso atto il CPNR, Comitato Percorso Nascita Regionale. Visto il contenuto del primo punto dei 10 che contengono l'accordo, di seguito si riporta, vi leggo solo un pezzettino che poi parla dei percorsi nascita del STAM e del STEM, che dice razionalizzazione e riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000 l'anno, prevedendo l'abbinamento tra le unità operative ostetriche, ginecologiche e così via. Preso atto che il CPNR a novembre 2014 è stato rinominato dal Presidente D'Alfonso, perché scaduto, con la stessa composizione e con le stesse personalità che componevano il precedente nominato dal Presidente Chiodi. Quindi diciamo che il CPNR è lo stesso che ha iniziato
a studiare il problema da dopo l'accordo dello Stato di Ciolo. Vista la proposta del CPNR, che sulla scorta, conclude il CPNR, ci verbale qua, sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento relativo all'accordo Stato-Regione del 2010, recepito dalla Giunta regionale nel 2011, che ha indicato agli organi di governo, in particolare al commissario sanitario Giovanni Alfonso, la chiusura di 4 punti nascita a Zuma, Rottone e Pepe. Ritenuto che ha detto, questo è importante perché citiamo, non possiamo dire che noi siamo così preparati da poter dire se le condizioni ci sono o non ci sono. Noi diciamo che gli operatori della struttura e i componenti del comitato ortonese appositamente costituitosi per la difesa del punto nascita, quello di Ortona, può considerarsi tra quelli aventi i requisiti minimi previsti dall'accordo Stato-Regione del 2010. Questo noi sosteniamo. Cioè noi abbiamo i requisiti minimi. Ritenuto, no, chiede al commissario regionale per la sanità, al ministro della salute, al ministro dell'economia, la sospensione delle operazioni di chiusura del punto nascita di Ortona, ecco perché dicevo che delle procedure di chiusura, quello che hai detto tu, in attesa del risultato però della nuova riunione del CPNR che è già convocata per il giorno 9-7-2015. Chiede inoltre ai consiglieri regionali, questo è un altro passaggio importante, della provincia di Chieti di seguire l'evoluzione della vicenda con la convinzione che nessuno dei componenti del Consiglio regionale è aprioristicamente ostile alla città di Ortona. Chiede al Presidente del Consiglio e al Sindaco di Ortona di portare il Presidente dell'Ordine del Giorno alle autorità competenti. Cioè è una ricostruzione di quello che è accaduto, perché la città di Ortona deve avere la convinzione che è una partita che si gioca non perché lo vuole Tizio o lo vuole Caio, che parte da una decisione nazionale, che è l'accordo Stato-Regione, ed è la gestione che è continuata con il cambiamento della giunta regionale, ma è stata iniziata nel 2010. Non è una questione politica, lo voglio sottolineare. Io penso che né Chiodi né D'Alfonso volessero in qualche maniera ridimensionare Ortona, ma siccome doveva tagliare il CPNR, si è tenuto, lo dice, io nel verbale lo voglio leggere, che cosa dice il verbale del CPNR, perché è importante. No, non lo sappiamo, non lo sappiamo, quello che lo sappiamo. Se lo sappiamo non potete parlare con i politici, ma non potete parlare con i politici se lo sapete, dovete parlare con il CPNR, perché il CPNR dice di conseguenza, la conclusione verbale, i punti nascita a seconda dei livelli di cui all'intesa Stato-Regione del 2010 si configurano secondo il seguente assetto: L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, Teramo e Sant'Omero. Questo è il verbale su cui il presidente commissario della regione ha fatto il decreto in data 11/2015, numero 10. E vi aggiungo che l'altro giorno al Ministero c'è stata una riunione, ecco perché io chiamo in causa anche il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute. C'è stata una riunione al Ministero in cui qualche pellegrino, scusatemi il termine, che è partito dalla Regione Abruzzo con l'intento di cercare ancora di modificare quello che si sta facendo, è stato riportato dal Ministero della Salute e dell'Economia per dire non bastano i decreti, vogliamo vedere le sbarre davanti ai punti nascita, perché altrimenti dal commissariamento non si esce. Adesso il CPNR la parte in mano, perché se il CPNR dovesse mettere
in discussione quello che già ha scritto, cioè dicendo che secondo le indicazioni dell'accordo Stato-Regione Ortona si trova anche nelle condizioni minimali, ma ci si trova, io penso che la Giunta regionale dovrebbe rivedere necessariamente ciò che ha deciso fino ad oggi, perché la Giunta regionale e il Consiglio regionale non hanno poteri su questa materia, c'era il commissario per via del conferimento dell'incarico da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia. La rotta sarà, ve lo assicuro, con il governo centrale, ma se un organo tecnico come il Comitato percorso nascita regionale dovesse dire che Ortona ha i requisiti minimi previsti dall'accordo Stato-Regione, io penso che la partita si possa riaprire. Con umiltà dico io, perché non dobbiamo pensare che c'è qualcuno che vuole tenere aperto e qualcuno che vuole chiudere. Se pensiamo questo stiamo facendo danni per la città. Io invece ritengo che questo Consiglio Comunale, per dare una mano al sindaco, si deve porre nella condizione che la legge e gli accordi e le deliberazioni stabiliscono. Il CPNR, formato dal Presidente Chiodi, costituito dal Presidente Chiodi, è l'organo tecnico che stabilisce il percorso. La Giunta regionale, per dire il contrario, deve avere un altro organo che stabilisce, che indica qualcosa di diverso, organo tecnico scientifico però, perché quel comitato non è stato modificato dalla Giunta d'Alfonso, è stato solamente confermato con un altro atto, per cui io penso che se noi facciamo gli interventi presso il comitato percorso nascita, dove tra l'altro c'è una rappresentante della città di Ortona, della struttura di Ortona, che può spiegare bene ai colleghi che fanno parte di questo comitato percorso nascita, se il nome dovesse riuscire a modificare il suo atteggiamento, io penso che la partita si possa riaprire. Prego. Grazie, allora se si fanno delle copie così, no, delle copie sono in numero adeguato, si manca solo che c'è prima frattempo. Però un'altra cosa, e dopo do la parola, mi sembra di capire che comunque ci sono due ordini del giorno, quindi do la parola, facciamo tutta la discussione, ma mi sembra anche di capire che sarà necessario perché entrambi non avranno la totalità delle firme, quindi di fare una piccola pausa per vedere se è possibile sintetizzare, ma non prima la parola, fare una piccola pausa per vedere se si può sintetizzare. Michi Fratino, Leo Castiglione. Pomeriggio a tutti, prima di esprimere la mia opinione sul tema importante della chiusura del punto nascita, so anche ci sono altre questioni molto importante, quella dei salesiani da discutere, quindi non voglio togliere troppo tempo, però due piccolissime cose rispetto a queste tematiche importanti della nostra città, caro sì, mi consente di dirle. La prima, diciamo, a questo stai a pensare, l'isola pedonale, l'avevamo già accennato l'altra volta, ti prego di farti una passeggiata e vedere che è assolutamente priva di motivazioni, cioè chiudere l'orientale alle 8 non serve assolutamente a niente, perché fino alle 9:30 e 10 non passano le maniche. Riaprire a 1 è la stessa cosa, quindi io so e sono d'accordo che i residenti devono fare un sacrificio per il turismo, l'economia della città, quindi se ci sono attività, ristoranti, bar, bisogna fare un po' di sacrificio, magari avere qualche disagio per poter consentire queste attività, ma se ci sono queste attività se ha un senso. Così com'è il sito Ortona, secondo me, fatto dalle 9 a mezzanotte è più che sufficiente. Secondo dalle 21 a mezzanotte. E poi anche queste qua sono piccole cose rispetto a temi più importanti. Seconda questione di principio, anch'essa non molto importante, ho riletto ancora una volta sul centro oggi la questione del porto, e il governatore D'Alfonso e altri continuano a fare questa distinzione. Porto industriale, porto commerciale vasto, porto industriale Ortona e porto passeggeri pescato. Questa è una sciocchezza, è una stupidaggine che offende, cioè,
spero che lo dicano in buona fede, cioè una cosa che non vuol dire assolutamente niente, come di essere per accontentare tutti, siccome devo, non posso dire di no a nessuno, mi sto inventando questa cosa, la distinzione dei tre ruoli, facciamo il sistema portuale abruzzese, non vuol dire assolutamente niente, è una sciocchezza, non esiste porto, la distinzione tra porto industriale e porto commerciale da nessuna parte. Porto industriale vuol dire che c'è l'industria sul porto, tipo una raffineria che sta in porto, di arrivo il petrolio fa la benzina e parte la benzina, cioè, ma non vuol dire niente, non torna il porto commerciale, porto industriale, porto passeggeri. Quindi D'Alfonso, se vuole davvero fare una politica dei porti in Abruzzo, che la facesse seriamente, oppure dici no, io siccome preferisco fare politica ma non dei porti, voglio accontentare, faccio un torno di pescare, per cui l'Abruzzo continuerà a non avere mai un vero porto. E veniamo alla questione ben più seria della chiusura del punto nascita. Io firmo tutti gli ordini del giorno che volete, non ho problemi, quindi qualunque cosa, qualunque tentativo va benissimo. Però secondo me è l'ennesima strategia nostra per cercare di guadagnare tempo e non risolvere assolutamente niente. Cioè, è importante sapere, affermare chi è la colpa di come siamo arrivati, vogliamo discutere se Chiodi è colpa di Chiodi, colpa del Turco, colpa di Remo Castro, colpa del Fata Alberto. Io penso che al Comitato della città di Ottone di questo non gliene può fregare di meno. Quindi per la parte politica che possiamo rappresentare, d'accordo, la colpa di Chiodi, la colpa di chi volete. Ciao Giulio. Per la mia casa stiamo dicendo cose poco importanti da adesso. Allora, io penso che oltre a firmare ordini del giorno, oltre a discutere se bisogna far mettere delle premesse che c'è stato accordo, stato del giorno per cui la colpa è di Chiodi, oltre a mettere tutto quello che volete, noi dobbiamo, se vogliamo, se il sindaco ha davvero ritiene la chiusura del punto nascita di Ottone un problema serio, importante, e se riteniamo che Ottone abbia i numeri per poter mantenere aperto il centro nascita, bisogna fare un'azione concreta, forte, non degli ordini del giorno, degli ordini del giorno nostri, che adesso lo concordiamo, lo cambiamo, ci mettiamo le premesse, a quella gente che sta all'Aquila, a quella gente che sta a Roma, non gliene può fregare di meno. Quindi o se ci teniamo, o si fa un'azione forte, adesso dice ma tu sei in opposizione, giustamente dice devo cogliere occasione, per... no, io non devo cogliere nessuna occasione perché non mi devo candidare più a niente, quindi non ho nessun problema. Noi dobbiamo dire chiaro e tondo, Ottone ha i requisiti per mantenere il punto nascita aperto. C'è gente come il senatore Coletti, come Leo Castiglione, come Carlo Ricci, che hanno studiato la banca, hanno studiato la questione perfettamente, per cui o ritiri questa decisione di chiudere il punto nascita, se no il consiglio comunale Ottone se ne va tutto a casa e ti riporta le chiavi a te. Cioè ci vuole un gesto forte dell'ordine del giorno, ancora c'è, non gliene frega assolutamente, ma possiamo fare sospensione, discutere 4-5 ore se metterci considerato che Gianni Chiodi quel giorno aveva detto ma non la fa, ma quello non gliene frega. Yeah. E prego il comitato, cioè anche il comitato deve capire questa situazione, noi continuiamo a farci le riunioni tra di noi dove arriva un esponente del PD e dice ho scritto una lettera a tutti i sindaci per coinvolgere, ma ci stiamo prendendo in giro alla regione, chi comanda oggi è il PD, quindi premessa la colpa di Forza Italia, però in questo momento io può risolvere il PD, chiarito quindi che la colpa è di Forza Italia nostra, chiarito questo, premesso questo, è inutile che ci riuniamo tutti quanti per dirci che allora il sindaco del PD chiama l'assessore, chiama il governatore e dice oh ritiri quello perché Ottone ha diritto di mandare l'aperto oppure se no ecco delle chiavi e noi ce l'andiamo a casa. Grazie. 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 Presidente, sindaco, assessore, consigliere pubblico. Io sono aperto a tutti i confronti, non solo io, ma dell'opposizione. Certamente se siamo arrivati a questo punto non è per colpa nostra. Faceva bene il senatore Coletti a dire che bisogna fare squadra, non bisogna scontrarsi. Ma l'umiltà a cui hai fatto riferimento non è venuta proprio dalla parte politica, questo non lo puoi negare, perché dal primo giorno che si è iniziato a discutere di questo problema, l'assessore di riferimento si è rifiutato di incontrare chi ha portato questo problema
è venuto semplicemente qui un giorno a parlare con il consigliere, che da allora non si è parlato più, non c'è stato più confronto. Quindi questa è la prima cosa che va detta, perché forse con il confronto oggi non saremmo arrivati a questa situazione. Perché parte delle cose che hai detto, senatore Coletti, sono vere, combaciano con i tuoi ordini del giorno, ma ci sono delle cose che non sono vere. E quando fai, sai a cosa mi riferisco? Perché tu insisti col fatto dei mille parti, non è vero questo. Non è vero, perché io ti leggo testualmente il decreto Fazio, dove dice appunto di questo punto, perché giusto per fare chiarezza, perché fissando il numero di almeno, ti leggo solo la parte più importante, 1000 nascite all'anno, quale parametro standard a cui tendere nel triennio per il mantenimento e attivazione dei punti nascita, la possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto dei 500 parti anno potrà essere prevista solo alla base di motivazione data. Allora, questo per chiarire, perché se no qua non si capisce più niente. Il problema che è stato sollevato è che il CPNR nel famoso documento non ha rispettato, voglio dire, la città di Ortona, il punto nascita di Ortona, perché ci sono dei dati mistificati, dati errati, che è uno dei motivi per cui il sindaco, quindi l'amministrazione, ha fatto ricorso al TAR. Ed ecco perché è stato sollecitato l'incontro in regione con il capigruppo, ecco perché alla fine della riunione è stato chiesto all'unanimità e votato per una nuova commissione tecnico-scientifica che rifacesse l'analisi dei dati, l'analisi corretta dei dati nonché dei costi. E lo voglio ripetere a chi non era presente all'altro consiglio comunale, perché già è stato dibattuto, perché Zuccatelli, con un'affermazione pesante, ha dichiarato che mettere in sicurezza, chiudendo i quattro punti nascita, mettere in sicurezza tutti gli altri, nonché i territori dove andranno a chiudere i punti nascita, costerà ben 3 volte di più che mettere in sicurezza i 4 punti nascita da chiudere. Allora, alla base di queste dichiarazioni fatte da Zuccatelli, stiamo parlando di subcommissario che nel documento Agenas del 2012 non aveva inserito Ortona tra i punti nascita da chiudere, erano 3 punti nascita, Ortona non c'era. 2012, sui dati è uscito nel 2014, è sui dati analisi 2012, certamente ce l'ho qua, senatore, ce l'ho qua. E voi, anche tu, questo va detto perché tanto abbiamo tutte le comunicati stampa, l'assessore Paolucci, in base a questi dati, a questo documento, avevate sponsorizzato, avevate peronato giustamente la causa della non chiusura, anzi del miglioramento del punto di nascita di Ortona, proprio perché rispettava al 95%, se non di più, gli standard di sicurezza, il numero dei parti e tutto quanto. Allora, cos'è cambiato in questi anni? Cos'è cambiato in 2 anni? Non è cambiato nulla, perché il decreto Fazio parla della media dei 3 anni, non parla solo del 2013. Non è cambiato nulla. Allora, se vogliamo, io adesso sto veramente, io sono pronto anche a ritirare gli ordini del giorno, perché tanto avete fatto ostruzione all'altro consiglio comunale, tant'è che questa dimostrazione che a me interessa arrivare al risultato. Il risultato è che il CPNR valuti seriamente i dati reali e oggettivi del punto nascita di Ortona. Questo noi chiediamo in quell'ordine del giorno dell'altro consiglio comunale. Questo si chiedeva semplicemente, di sospendere i provvedimenti di chiusura, e non solo di Ortona, perché, e qui veniamo alla mancanza di rispetto istituzionale, perché mentre la conferenza dei capigruppo, soldi pubblici, e di questo certamente non è responsabile Chiodi, è responsabile il governo di centrodestra, almeno questo lo possiamo dire, visto che è tutta colpa di Chiodi. Il governo di centrosinistra ha convocato quella riunione spendendo soldi pubblici, invitando sindaci. Mi dispiace sindaco, lei non c'era in quella riunione, c'era il vice sindaco e il consigliere Ricci, che hanno degnamente rappresentato la città di Ortona. Ma mentre il sindaco di Atri,
quasi piangendo, chiedeva: ma perché chiudete altri? Perché chiudete altri? Non arrivava risposta. Mentre il consigliere Ricci, e va detto questo, chiedeva alla fine del suo intervento, ha chiesto: ma perché chiudete ottora? Se tutto quello che avete detto, ottora ce l'ha, non ha ricevuto risposta. Ma sapete perché? Perché mentre il sindaco di altri parlava, era il giorno 30, il decreto era stato firmato il 29. Il 29 era stato firmato il decreto di chiusura di Atri. E questo è rispetto? Cioè, questo è democrazia? Io non lo so, io vi faccio questa domanda, semplicemente. Voi rappresentate quella parte politica che oggi ci rappresenta in regione. E io credo che qua stiamo a rappresentare la città. Il sindaco, per me, non deve essere il sindaco del PD. Scusami sindaco, che ti dico questo, devi essere il sindaco della città. E se il partito ci sta portando alla rovina, se questo governo ci sta portando alla rovina, non solo per il punto nascita, voi avete il dovere, per rispetto della città, di contrapporvi e dire che non è giusto, perché non stanno usando la legalità per salvare il punto nascita, assolutamente. Giorno 30, il 30, è arrivato il decreto di chiusura di Penne. Il giorno stesso, mentre stavamo là noi a barcamenarci, cercando di fare qualcosa, di far ragionare e dire: ottora ce li ha i parametri, c'ha il requisito primario che era il numero dei parti parametri, c'ha tutti gli standard di sicurezza. E ieri, giorno 3, è arrivato anche il decreto, la morte per ottora. Eccolo. Allora, io non voglio fare assolutamente... Io quello che ho fatto, come ho sempre fatto, l'ho fatto anche per Senologia, quando c'era il governo di centrodestra, quando invitammo qui l'assessore, il direttore, Vende Cianchetti, lo ricordate questo, no? Quando volevamo declassare Senologia. Io ero qui a difendere la città di Ancona e per lo stesso motivo oggi sono qui a dire che siamo stati presi in giro. Siamo stati presi in giro e questo certamente non è colpa del centrodestra. Questo va detto, ma a me non interessa questo. Io voglio arrivare e spero che il TAR dia ragione al ricorso, perché il ricorso è fondato, perché Ortona non è stata valutata nella stessa misura in cui sono state valutate le altre città, quelle città che sono salvate. Perché, caro senatore Coletti, come devi dare ragione? Se è vero quello che dici, dei mille parti, allora devi dire a Paolucci e ad Alfonso che devono chiudere. Aspetta, fanno le delizie. Aspetta, se tu non vuoi fare politica, non la fai. Tommaso, scusami. Devi dire al senatore, ad Alfonso e Paolucci, che deve chiudere pure Lanciano, Vasto, Teramo e Santo Vito. Devono chiudere anche questi, quindi non solo ancora. Se dobbiamo rivedere, allora se è vero, ma siccome non è vero. Non è vero, perché i parametri sono altri, i criteri sono altri, allora Ortona deve essere salvata. Allora io ho chiesto, nell'ordine del giorno abbiamo chiesto, e non hai voluto firmare, oggi presentando un altro ordine del giorno che chiede la stessa cosa. Cosa è cambiato? È la premessa che cambia le cose. È cambiato, ma non credo proprio. No. Comunque, il nome si unisce al CPNR, ma i decreti di chiusura sono stati firmati. Quindi io sono d'accordo con il sindaco Fratini in chiusura del mio intervento, perché forse a questo punto io non voglio essere preso in giro, ma credo sindaco, e mi rivolgo a tutti voi, chiedo uno scatto di orgoglio, veramente di amore per la nostra città, perché ci stanno derubando, ci stanno togliendo il punto nascita ingiustamente. Questa è la verità. Grazie, prima di dare la parola a Musa, nell'eventuale pausa che faremo abbiamo, vi do come comunicazione la necessità, visto che ci siamo tutti, di fare anche la conferenza dei capigruppo, perché c'è una richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario per il punto nascita e quindi stabiliamo anche la data del consiglio comunale, e quindi è utile la sospensione anche per decidere una data del consiglio comunale. Musa. Buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri Pubblico. Io volevo ripartire dall'ultimo Consiglio Comunale. Noi siamo reduci da un Consiglio Comunale di venerdì, mi sembra che era venerdì o giovedì, venerdì, dove nel quale Consiglio Comunale avevamo deciso delle nuove persone che si erano presentate per presentare proprio l'ordine del giorno che aveva presentato Castiglione,
appunto di fare questa forzatura istituzionale e prendersi le responsabilità come consiglio comunale per fare pressione, senza virgolette, su quelli che potevano essere le decisioni del voto. Noi per alterne vicissitudini poi non abbiamo approvato questo ordine del giorno, perché ci è stato detto tanto venerdì facciamo una riunione tecnico-politica, e per tecnico-politica penso che sia il massimo di questo momento, che sabato si faceva una riunione tecnico-politica, perché la filiera è tutta rappresentata nel senso che questa amministrazione ha, e quindi non facciamo questo ordine del giorno perché potrebbe influenzare addirittura, come il senatore mi disse. Io volevo chiedere appunto cosa era successo in questa riunione, perché se in questa riunione è stato già conclamato o è stato già deciso o è stato già annunciata la morte del punto nascita ufficialmente, cioè non perdiamo tempo e non prendiamo in giro la gente che sta qua e che sta a rappresentare tutta la città di Ortone, non solamente una parte politica. Cioè se in quella riunione, che adesso io penso che lei genererà menzione, è stato deciso diversamente, o comunque non già deciso del punto nascita, allora andiamo avanti. O sugli ordini del giorno, è chiaro che l'ordine del giorno che ha presentato il senatore Coletti, adesso l'ho letto, è esattamente quello che voleva fare l'altro ieri, non diversamente. Io, sempre per rappresentare la verità all'interno di questo Consiglio Comunale, l'altra sera, quando nell'ultima ratio abbiamo detto ok, accogliamo pure questo emendamento, l'importante è che facciamo questo ordine del giorno, poi non si è concretizzato e sinceramente essere ricattato tra virgolette politicamente perché non c'era la maggioranza, perché non si era ancora parlato del PD e quant'altro, a me sinceramente non sta bene. Quindi nonostante cioè, ci sarà, io penso sì, ci sarà da concordare quant'altro, cioè, io annuncio di Castiglione che tecnicamente non abbiamo già, che non può essere notato, che non è sottoscritto. Io voglio fare altro, cioè non è che è cambiato qualcosa per quanto mi riguarda l'altra sera a questa sera, perché l'altra sera si chiedeva di aspettare appunto la data del 9 e compagnia, senza fare questa cronistoria, abbiamo detto ok, mettiamo anche questo emendamento, non è stato accettato, io non accetto nessun tipo di ricatto nel modo più assoluto, quindi io voto l'ordine del giorno che è stato fatto l'altra sera e non altro. Quindi anche nel computo dei lavori, cioè non ci sarà comunque la firma su questo emendamento, questo volevo dire. Grazie. Grazie colleghi. Tanto per le modalità dei lavori, i due ordini del giorno, nessuno dei due potrebbero essere votati. Tanto per cominciare. Se c'è l'accordo possiamo votare qualsiasi cosa in questo appunto, dice. Quindi se a te non piace, caro Franco, quello che ho presentato io, potrebbe a qualcuno piacere questo presentato. No, e quindi si deve trovare la soluzione per votarlo non delle giorno. Però io vi chiedo scusa, la riunione con gli organi tecnici e politici è stata fatta nella sede del PD perché, ripeto, lo risottolineo, cioè far trovare l'assessore alla sanità che è venuta fortuna per altre ragioni, una marea di cartelle, all'inaugurazione non so dove si è fatta, una marea di cartelle con cui te devi andare, non è una cosa bella, perché l'assessore alla sanità non ha nessuna competenza su questa materia, per cui chiedere l'intervento di Silvio Paolucci è come chiedere l'intervento di un infermiere quando ci vuole il cardiologo, la stessa cosa, perché qua nemmeno il presidente della regione può fare qualcosa. Però siccome Leo è partito Castiglione dicendo io non voglio fare politica, ma poi ha concluso dicendo è tutta colpa del PD. Bene. Allora caro presidente, il 23 dicembre 2011 897 i signori Alfredo Castiglione presidente, Carpineta, De Fanis, Di Dalmasio, Di Paolo, Febbo, Gatti, Giuliante, Masci e Morra hanno approvato questa deliberazione. Delibera, poi vi dico che ci sta scritto in mente. E ho recepito l'accordo approvato dalla conferenza unificata del 16-12-2010 recando linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo. Attenzione, che pure questo incide su Ortona. Però tra il primo punto di quello che è stato recepito da questa giunta regionale c'è proprio la razionalizzazione, la riduzione progressiva dei punti nascita con meno di 100 parti, con meno di 1000 parti, riduzione progressiva, sottolineato in giallo nella deliberazione, che ha approvato un altro organo che non è del PD, per essere chiaro, ecco perché bisogna essere corretti, bisogna, ma la recepire la giunta regionale avrebbe potuto dire, non mi piace, avrebbe potuto, perché non l'ha detta loro? Quindi se andiamo alla ricerca delle responsabilità, le responsabilità stanno proprio a monte, e con questa deliberazione la giunta regionale ha nominato il comitato, che è parte del ministero e parte della regione Abruzzo, confermato fino alla fine delle operazioni che ha fatto il comitato. L'assessore Paolucci, l'altra sindaca, ci ha detto che se il comitato rivede la sua posizione, la giunta regionale e il governo nazionale, perché il problema è il governo nazionale, sicuramente però prenderanno in considerazione ciò che dirà il comitato per corso nascita. Il comitato per corso nascita, l'ultimo verbale del comitato del corso nascita, perché nel 2013 Carlo Leo Castiglione aveva ipotizzato 9 punti nascita, non più 8, mettendo sul monatra i nomi, e Ortona già era fuori nel 2013. Poi successivamente, dopo aver riesaminato la questione, hanno tolto pure sul Mona, che attualmente non c'è in questo verbale, che è stato approvato non dalla giunta regionale, dal commissario per la sanità, che rappresenta il ministero. Questo è il quadro della situazione, per cui se il comitato per corso nascita, con degli elementi che sono stati forniti anche dai rappresentanti di Ortona, dai consiglieri che sono andati, dal comitato probabilmente, che hanno fornito degli elementi, il comitato del corso nasce, dice fermate che ci siamo sbagliati su qualche cosa, la giunta regionale dovrà andare a confronto con gli organi ministeriali, perché sapete che il commissario può essere rimosso in qualsiasi momento dal governo nazionale, dal ministero competente. Per cui è un confronto che si apre pure con il ministero. Per cui per questo gli ho detto in questo documento di inviare l'ordine del giorno non solo alla regione, non solo ai consiglieri regionali, ma anche ai due ministeri competenti, che è per la salute e l'economia e finanza. Questa è la realtà, per cui io quando ho concluso ho detto non può essere un fatto politico, perché sono coinvolte tutte le parti politiche dell'arco, non si dice più costituzionale, perché si sa più che è costituzionale e chi non è costituzionale, comunque tutto l'arco che è presente in consiglio regionale. Tutti sono coinvolti, perché questa deliberazione poteva non essere fatta, poteva essere fatta dicendo l'accordo che è stato sottoscritto a Roma non mi va bene, poteva nominare qualcun altro al posto del comitato che è stato nominato, poteva fare tante cose. Io penso che lo stesso Chiudi è stato costretto a recepire quell'accordo. E non gli ha detto il CPNR Chiudi. Non l'ha fatto. No, perché se n'è andato prima. Scusate, il CPNR è stato nominato quale organo tecnico e la politica senza l'organo tecnico non potrà fare niente. Ricordate che vi dico, se si modifica il nome, se c'è un ripensamento in nome, possiamo sperare in qualcosa. Quello dice l'ordine del giorno. Sono d'accordo, se vogliamo fare invece un atto di protesta, dimettiamoci tutti. Tutti, io raccolgo le firme, ci dimettiamo tutti e viene il commissario alla città di Ortona e stiamo a posto. Allora mettiamo a votazione adesso la pausa. Mettiamo a votazione la pausa. Chi è favorevole? Carlo Ricci, non avevo risparmio. Paolucci, che se il CPNR modifica il suo atteggiamento sono disponibile. No, ma signora, scusi, Carlo, scusi,
chiedo scusa, siccome ci sono degli ospiti di riguardo, il ministero l'altro giorno, sai perché hanno fatto sì, però è tradizione di tutti i consigli comunali, non di questi, di non interloquire con il pubblico, perché non è mai successo. Lo dico a lei. Il ministero ha l'assessore Paolo, no, tecnicamente il consiglio comunale è così, chiedo, non si può parlare con il pubblico, che vero, noi non possiamo rispondere, no, chiedo scusa presidente Carlo, scusi, ma presidente, l'assessore Paolucci è stato ricevuto dal Ministero dell'Economia l'altro giorno e ha detto: noi stiamo adempiendo a quanto prescritto dal CPNR, abbiamo fatto i decreti. Sapete qual è stata la risposta? Non ce ne frega niente, lo vogliamo vedere le sbarre di chiusura, se no non se ne parla dell'uscita comunale. Ricci, prima di parlare, l'ultimo, abbiamo già superato la mezz'ora abbondantemente, quindi Carlo, siccome poi faremo la pausa e probabilmente sarà, se si dovesse trovare una sintesi, avremo anche il momento di approvazione dell'ordine del giorno, ma ti chiedo solo un po' di sintesi, tutto. Non sei fatto per la sintesi. Non ci sia motivo per riprendere un altro l'argomento del giorno, se si trova una soluzione si voterà, se non è vero. Ma sarò quello, inizio dalla fine. Ma se il CPNR aveva detto che aveva sbagliato, se avevano detto e avevano stabilito che dovevano rincontrarsi per rivalutare tutti quei punti che non avevano valutato, domanda: perché hanno fatto firmare? Perché hanno fatto le sollecitazioni al manager e al direttore sanitario per disporre la chiusura? Io sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso, con quello che ha detto Leo, con quello che stiamo dicendo tutti quanti. Però, viva Dio, cioè, se sbagliamo, diciamo che abbiamo sbagliato. Cioè, se sono stati fatti degli atti che si potevano non fare, se c'era una conferenza di capigruppo, se c'era un assessore presente, se c'era il comitato scientifico, se c'erano i sindaci, né l'assessore Paolucci si alzava e diceva: signori, ieri ho firmato, è stato firmato la chiusura di Atri, oggi firmano la chiusura di Ottobre. Perché il commissario ad acta ha sollecitato i manager? È perché io come assessore ho subito passivamente il diktat del manager. Cioè non può non avere un padre questa decisione fatta in maniera inutile, frettolosa, precipitosa. Ecco perché ho parlato che sembrava il bambino che aveva subito il gol, però si è preso la palla e è scappato a casa, non gioca più nessuno. E signori, non è questione di soldi. E il tanto decantato comitato scientifico, poi indipendentemente se l'ha messo Chiodi, se l'ha confermato Luciano D'Alfonso o chi, mi ci mette pure in mezzo a noi che non c'entriamo niente in questa maggioranza e che però abbiamo votato contro a queste decisioni. E cioè, chiunque abbia iniziato questa storia, nel momento del dunque, ci sono state le persone che quantomeno potevano aspettare. Cioè, se il nome si riunisce, il comitato scientifico, viva Dio, con quello ci abbiamo dialogato, c'era Luce Sindaco, c'era Rito, sono brave persone, ma un comitato scientifico che dopo 2, 3, 4 anni di esistenza non sa di prima acchito dire una risposta dei 12 ospedali abruzzesi quali sono quelli più sicuri, non lo sa, cioè mio Dio, non lo sa. E cioè, con chi stiamo parlando? Hanno preso delle decisioni su documenti che erano 2010, 11, 12, non si capisce che trienni hanno preso in considerazione. Il tendenziale è diventato superiore o inferiore ai 500. Ma la cosa peggiore è che Santoro, che non sono mai capace di capire se distrugge o distrugge, è stato riconosciuto chiaramente che dovrebbe proprio chiudere, perché
perché lasciando i numeri, il fatto più grave è quello della sicurezza. Qua il Comitato Scientifico l'ha fatto dire. Ortone c'ha 1.3 come Pescara. Forse sì, sì, il fatto al contrario, cioè nel senso di il rischio peggiore che può accadere in una storia del genere è quello della mortalità. Allora Ortone sta a 1.3 come Pescara, Apri sta a 1.9, ma ci abbiamo tra Apri e Ortone abbiamo 51 e 53 su 54 punti di precisione, cioè che non c'era nessuno. Cioè il Comitato Scientifico, sente che l'abbiamo dovuto dire noi la conferenza dei capigruppo e dei sindaci, qual è la situazione. Alla domanda c'è, ma noi abbiamo fatto un compito, ci hanno dato un compito, no, forse non era un compito, gli hanno dato un problema che dovevano risolvere e che non hanno risolto. Ma se quel problema il Comitato Scientifico non l'ha risolto, chi amministrava, chiunque esso sia, bianco, rosso, verde e blu, di fronte alle manifestazioni totalitarie del territorio abruzzese, non solo di Ortona, viva Dio, poteva pure aspettare, poteva pure razionarsi un attimino. Noi non vogliamo condannare nessuno, ma di mettere la pistola alla fronte dei manager e dire domani devi fare il provvedimento, non ne sentivamo nessuno la necessità. Adesso aspetteremo il dopo, perfetto, aspettiamo il dopo. Ci relazioneremo a questo punto con Roma, perfetto, cercheremo ognuno nel nostro possibile di sentire i vari esponenti romani fra la sanità e le finanze. Nel mio piccolo cercherò di incontrare 6-18, ma se finisce questo uno della commissione finanze della Camera. Va bene, l'unico che conosco. Però il discorso qual è? È che noi stigmatizziamo la fretta bruciante di arrivare a una soluzione che non era quella definitiva, perché ci sono dei ricorsi pendenti, perché ci sono dei consigli comunali ed un territorio che è contrario, e perché non ci sono giuridicamente gli estremi per fare quello che stanno facendo. Grazie. Grazie. Mettiamo a votazione chi è favorevole. Ok, così posso. Mettiamo a votazione chi è favorevole, veramente vorrei prendere la parola. Niti Fratino, però abbiamo sforato ampiamente. Vittorio. Adesso aggiustiamo la compra della procuratura. Brevissimi, io sono contrario alla sospensione perché, come ho detto prima, ripeto, si sta spostando il tempo della discussione sulla colpa mia e tua, di chi vota dal fondo. Questa è una cosa che non interessa assolutamente a nessuno. La colpa è di tutti, perché non è una storia nata stamattina. A noi interessa che il punto nasce non più. Quindi o facciamo un'azione forte, clamorosa, e la smettiamo completamente di dire premesso che, perché non serve assolutamente a niente, passeremo delle ore, adesso facciamo una sospensione di 5 minuti che puntualmente diventa un'ora, e il pubblico comincia ad andare via, che dovete a cucinare, che dovete andare a lavorare, e facciamo un bel ordine del giorno che non serve a niente. Di metterci noi, può essere una cosa troppo forte, viene il commissario, che abbiamo, forse la città sopravviverebbe al dolore delle nostre dimissioni, ho questo sospetto, compresi ovviamente le mie per prima, però ci sono altri metodi forti per farlo. Il sindaco, io lo so che l'ho fatto diverse volte, si può dimettere a tempo determinato, dicendo sono 20 giorni di tempo per ripensarci, se il sindaco si dimette siamo tutti quanti a casa, il sindaco entro 20 giorni può ritirare le dimissioni, non è successo niente, lui chiama il governatore D'Alfonso, chiama il sottosegretario per il potenziale Sabino D'Alessandro, chiama l'assessore Colucci, dice oggi mi sono dimesso, se risolvete il problema e ritiro le dimissioni, se non lo so bene ce ne andiamo tutti a casa. Penso che questo sia un gesto con cui la città ci sarà grata, perché avremo fatto il nostro meglio, mentre adesso continuiamo a discutere, facciamo la sospensione, cerchiamo la frasetta di qua, la frasetta di là, e io sono d'accordo, dottore, non c'entra niente con la chiusura degli altri ospedali, perché altri numeri, santo mio, la parola è piana, non è struccia l'omera, perché o l'omero è l'osso, o meno, e poi faccio i complimenti al consigliere del Senato, subito ha sottolineato a corto a burro la differenza, vabbè, quanti stessi detti in un tema così importante, io sono contrario alla sospensione perché non serve assolutamente a niente aggiustare quest'ordine del giorno, caro sindaco, è il momento, secondo me, devi alzare e devi dire la tua, se vuoi fare un'azione forte, se no, sì, discutiamo, facciamo quello che vogliamo, però non concludiamo assolutamente niente.
Grazie, adesso mettiamo a votazione. Chi è favorevole alla sospensione? Alzi la mano. 10, chi è contrario? 2, 4, 5. Sospendiamo per 5 minuti per cercare di trovare una sintesi tra i due ordini del giorno. Facciamo nella sospensione anche la conferenza dei capigruppo per individuare la data del Consiglio Comunale ad hoc per il punto nascita in ospedale.